Ciao a tutti, eccoci qua con un nuovo progetto. Oggi vi presento la maglia Blue Sky. E questa maglia è lavorata, come vedete, ha due tipi di motivi, la parte sotto e la parte sopra con la rifinitura delle maniche. Vedete, ha una scollatura del collo un po', diciamo, curvato, chiamiamolo così. Vedete la manica. È proprio bello, si può utilizzare questa maglia in vari modi, si può fare anche tipo un vestitino lungo, lo potete fare anche per una bambina, dipende voi di che cosa volete realizzarla. Io sinceramente mi piaceva questo tipo di motivo e anche bene di come sta, vedete non è molto traforata, è bella anche da utilizzare con una manica un po' lunga. Si può fare così in questo periodo, per esempio. Io l'ho realizzata maniche corte perché la voglio indossare in estate. Bene, adesso vi faccio vedere come scende tutta la maglia, perché sapete che io ve la faccio vedere bene. Mi dispiace che non l'ho ancora potuta indossare, ma presto vi farò vedere così vedete anche come mi sta. Bene, vedete come la parte dietro, stesso motivo, vedete? Parte sopra ha un altro tipo di motivo, come vedete l'ho adattata perché è veramente bella. La manica è uguale alla parte sopra della lavorazione. Bene, adesso ve lo faccio vedere, le mettiamo a posto. Io l'ho fatto un po' lunghina per me perché la voglio indossare su un pantalone e mi piaceva così. Naturalmente voi la potete utilizzare un po' più corta, un po' più lunga, come volete. Bene, ho utilizzato un cotone, quelli di Giovanni, poi vi metterò anche il link del filato che ho utilizzato, è un 100% cotone egiziano, pure un bel cotone morbido e veramente bello. Io l'ho utilizzato con questo colore, voi potete anche utilizzare con vari colori o sfumati o anche per esempio questo tipo di gomitolo che ho utilizzato da 100 grammi, sono 210 metri con l'uncinetto del 4. Devo dire che per la mia taglia 44-46 ne ho consumate 570 grammi. Però naturalmente chi fa le taglie più piccole ne consumate di meno. Ci sono vari colori, come dicevo, però se avete bisogno di qualsiasi altra informazione sul filato che ho utilizzato, basta cliccare sul link sotto il box informazioni, lì ci saranno sia il numero di telefono sia il link per Facebook. Giovanni è entrato anche nel nostro gruppo creando con stelline le sue star, così Giovanni stesso metterà i suoi filati a sua disposizione per tutti voi. Bene, detto questo, se vi è piaciuto cliccate la campanellina che c'è lì per iscrivervi e anche per sapere le notifiche quando usciranno i tutorial. E commentate come sempre, io vi ringrazio di tutto e un bacio al prossimo tutorial. Ciao ciao, buon lavoro. Ok, per fare questa bellissima maglia io ho utilizzato questo bellissimo cotone chiamato Flamengo, vedete? È 100% cotone egiziano, come sapete. Guardate com'è bello spesso il filato, praticamente tutto arrotondato, non si sfila per niente. Vedete? Ha diversi colori, io l'ho utilizzato il bianco con l'azzurrino, c'è il bianco col giallo, il bianco con il rosa, ci sono vari colori, basta chiedere a Giovanni e lui vi dirà la disponibilità dei colori. E se volete trovare questo bellissimo filato, basta andare su Facebook, file filati per uncinetto, Giovanni vi contatterà e vi dirà tutte le disponibilità e anche che tipo di filato ha in casa. Poi, naturalmente vi metterò il link anche di Facebook e il numero di cellulare per chi non ha Facebook. Bene, adesso io vi do la descrizione di questo bellissimo filato. Intanto è un colore numero 101 bagno 508. Si presenta in grammi 100. Ok, metri 210 metri. Qua ci dice di utilizzare l'uncinetto del 4 e 4 e mezzo, ma io sinceramente ho utilizzato l'uncinetto del 4 per fare questa bellissima maglia. Bene,
Naturalmente chi vuole può utilizzare qualsiasi tipo di cotone che vuole, perché anche Giovanni ha anche altri tipi di cotone bellissimi che io ho già fatto la recensione. Se volete saperne di più basta andare a vedere il video di recensione, ci sono i colori che io naturalmente ho preso, poi ci sono anche altri colori, mi dovete contattare con Giovanni, va bene? Bene, detto questo, adesso passiamo al lavoro. Per fare questa maglia vi dico subito che io ho utilizzato intanto l'uncinetto D4. Questi punti che io vi dico, naturalmente ognuno ha sulla sua mano, voglio precisare questo. Io vi dirò un input da come fare, da come potete mettere sulle catenelle, ma sempre va sempre misurata e provata il lavoro che fate, ok? Bene, diciamo subito che questo lavoro è un multiplo di 10 catenelle. Noi lavoriamo in tondo dalla parte sotto per piano piano a salire alla maglia, ok? Poi vi dico ora le taglie. Allora, per la taglia 40-42 io metto su 10 catenelle, che è il nostro multiplo, ok? Per 16 motivi, per cui totale di catenelle dovete mettere 160. Ok? Per la taglia invece 42-44, sempre 10 catenelle è il nostro multiplo, per 18 motivi totali 180 catenelle. La taglia che andremo a fare, io farò la 44-46 perché la farò per me. Io metto su 10 catenelle che sono il nostro motivo, per 20, 10 catenelle che è il nostro multiplo, scusate, per 20 motivi, per cui sono fuori 200 catenelle. Ok? Per la taglia 48, 46, 48. Vado a mettere sempre 10 catenelle, che è il nostro multiplo, per 22 motivi, totali 220 catenelle. E se dovete fare la 48-50, fate 10 per 24 motivi, 240, così via. Perché vi faccio fare i motivi impari? Perché se fate, per esempio, che ne so, 10 per 17 motivi, poi quando dovete dividere la parte per fare le maniche, non vi ritrovate. Per cui io cerco sempre di farvi fare i motivi pari, perché così non avete difficoltà nel dividere le cose. Perché io vi dico sempre, quando fate il lavoro, cercate di fare sempre il numero pari, perché quando dovete dividere per le maniche o per qualcos'altro, avete sempre la possibilità di non sbagliare. Ok? Bene, utilizzeremo l'uncinetto D4 e adesso vi dirò il filato. Vi ho detto prima le taglie, adesso prima, siccome all'inizio non vi ho detto subito quante ne ho utilizzato, è giusto che ve lo dico in questo momento. Allora, prima che poi mi chiedete quante ne hai utilizzate di filato, bene, adesso ve lo dico. Io totale ne ho utilizzato 570 grammi per fare la maglia 44-46 con l'uncinetto sempre del 4, ok? Perfetto, così almeno sapete quanto io ne ho utilizzato. Naturalmente ve lo dico sempre, questa è la mia mano, il tipo di lavoro che io faccio, il tipo di punto che andiamo a utilizzare, per cui se per caso volete fare anche una taglia più piccola o una taglia più grande, cercate di avere sempre un gomitolo in più o un gomitolo in meno se fate le taglie più piccole. Questa per la taglia 44-46 io ho utilizzato 570 grammi. Ok? Bene, detto questo, adesso possiamo passare al lavoro. Voi mettete su le catenelle che vi ho detto, io ne farò pochi solamente per farvi vedere il punto come si lavora, ok? Adesso andiamo alla prima catenella iniziale e andiamo a fare una maglia bassissima, ok? Perfetto, e abbiamo fatto questo. Adesso facciamo una catenella e dove abbiamo fatto la maglia bassissima, rientriamo e facciamo una maglia bassa. Nella catenella successiva facciamo una maglia bassa. Nella catenella successiva facciamo una maglia bassa. Nella catenella successiva facciamo una maglia bassa. Aspettate che vi avvicino un po' di più. Ok. Per cui ogni catenella sottostante facciamo una maglia bassa. Così. Nella catenella successiva una maglia bassa. Nella catenella successiva una maglia bassa.
Nella catenella successiva la maglia bassa, intanto come vedete sto anche nascondendo il filato, vedete? Di nuovo nella catenella successiva la maglia bassa. Catenella successiva la maglia bassa. Ok? Facciamo tutto il giro così, con maglie basse. Ho fatto tutto il giro di maglie basse, vedete? Adesso vado alla prima maglia che vediamo, la maglia bassa, e facciamo la maglia bassissima. E abbiamo fatto praticamente la base del nostro lavoro. Adesso iniziamo il primo giro, ok? Per cui state attento nel lavoro, vi allontano un po' di più se no non riuscite a vedere bene. Ok, allora il primo giro facciamo una catenella, ok? Rientro, ho fatto la catenella allo stesso punto, faccio, scusate, faccio una maglia bassa, ok? Così. Adesso lavoriamo con le doppie magliette, sempre con le doppie magliette, per cui prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, saltiamo 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. Alla quinta andiamo a lavorare 5 doppie magliette, per cui esco da 2, esco da 2, esco da 2. Due volte il filo sull'uncinetto, di nuovo rientro nello stesso punto, esco da 2, esco da 2. Esco da 2, di nuovo due volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Vedete, stiamo lavorando praticamente forse un po' più vicino, ok? Stiamo lavorando le doppie magliette, due volte filo sull'uncinetto, nello stesso punto rientro e esco da 2, esco da 2, esco da 2. Abbiamo fatto 4 doppie magliette, due volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto. Esco da 2, esco da 2, esco da 2. Il totale abbiamo fatto 5 doppie magliette. Ok? Adesso 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Due volte filo sull'uncinetto. Rientriamo dove abbiamo fatto le 5 doppie magliette. Andiamo a fare altre 5 doppie magliette, sempre nello stesso punto. Per cui rientro nello stesso punto e faccio di nuovo la doppia magliette. Entro, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Due volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto. Oh, scusate. Rientro, esco da 2, esco da 2, esco da 2. E abbiamo fatto già due doppie magliette. Di nuovo, due volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Ok? Due volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Ok? L'ultima volta rientro e vado a fare la doppia maglietta, esco da 2, esco da 2, esco da 2. E abbiamo fatto 5 doppie magliette, 5 catenelle, 5 doppie magliette, sempre nello stesso punto. Vedete? Adesso saltiamo 4 maglie, 1, 2, 3, 4, alla quinta facciamo la maglia bassa. Così. Vedete? Adesso di nuovo ripetiamo il nostro motivo. Due volte filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2, 3, 4, alla quinta andiamo a fare 5 doppie magliette. Esco da 2, esco da 2, esco da 2. Di nuovo rientro, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Due volte filo sull'uncinetto, rientro, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Due volte filo sull'uncinetto, rientro, esco da 2, esco da 2, esco da 2, scusate. Due volte filo sull'uncinetto, rientro, esco da 2, esco da 2, esco da 2. E abbiamo lavorato 5 doppie magliette sempre nello stesso punto. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso altre 5 doppie magliette, sempre nello stesso punto. Ok, due volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare di nuovo 5 doppie magliette. 1, due volte filo sull'uncinetto, rientro, 2,
volte chiudo sull'uncinetto, rientro 3, 2 volte chiudo sull'uncinetto, rientro 4. 2 volte filo sull'uncinetto, di nuovo rientro, 5. Abbiamo lavorato sempre nello stesso punto 5 doppie magliette. 5 doppie magliette, 5 catenelle, 5 doppie magliette, sempre nello stesso punto. Saltiamo 4 maglie, 1, 2, 3, 4. Alla quinta facciamo una maglia bassa. Vedete? Così. Di nuovo vi rifaccio vedere il punto. 2 volte filo sull'uncinetto, saltiamo 4 maglie, 1, 2, 3, 4, alla quinta entriamo e lavoriamo 5 doppie magliette, 1, rientro 2, rientro 3. Ok, rientro 4. Rientro 5. Abbiamo lavorato 5 doppie magliette. Ok? Adesso 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e faccio 5 doppie magliette. Di nuovo nello stesso punto. 1. Rientro 2. Rientro 3, rientro 4, rientro l'ultima volta 5. E abbiamo lavorato di nuovo sempre nello stesso punto 5 doppie magliette. Vedete? 5 doppie magliette, 5 catenelle, 5 doppie magliette sempre nello stesso punto. Adesso saltiamo 4 maglie, 1, 2, 3, 4, alla quinta una maglia bassa. State attenti che ogni tanto si nasconde il punto, per cui state molto attenti, ok? Se no poi non vi coincide il lavoro. E abbiamo fatto già 3 motivi, 1, 2 e 3. Adesso di nuovo saltate 4 maglie, 1, 2, 3, 4, alla quinta lavorate 5 doppie magliette. 5 catenelle, di nuovo nello stesso punto, 5 doppie magliette. Poi di nuovo saltate 4 maglie, alla quinta fate una maglia bassa e così via, tutto il primo giro. Così. Finiamo il primo giro, ho fatto l'ultimo motivo, 5 doppie magliette, 5 catenelle, 5 doppie magliette. Andiamo a finire il giro, come vedete, saltiamo le 4, 1, 2, 3, 4 e dove c'è la maglia bassa entriamo, facciamo la maglia bassissima. E questo è il nostro primo giro, il nostro primo motivo. Io adesso me ne sono 6 motivi, ma voi con la misura che vi ho detto vi vengono fuori 20 motivi, ok? Adesso andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro camminiamo con maglie bassissime fino ad arrivare dove ci sono le 5 catenelle. Per cui camminiamo con maglie bassissime. Così. Vedete? Così. Vado qui alla terza catenella e vedi? Sto facendo maglie bassissime. Ok, sono arrivato al centro dove c'è le 5 catenelle. Ok, vado adesso, faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Sappiamo che qua è il nostro inizio lavoro. Ok, adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre lavoriamo con le doppie magliette, per cui 2 volte filo sull'uncinetto. Adesso qui, dove ci sono le 5 doppie magliette, qui, questa parte qui, la prima metà, no, la seconda metà, perché la prima abbiamo fatto con maglie bassissime, poi abbiamo camminato al centro, abbiamo fatto una maglia bassa e le 5 catenelle. Adesso qui, nella prima doppia maglietta, entriamo e lavoriamo la doppia maglietta, però senza chiudere il punto. Ok? Così.
due volte fila sull'uncinetto, vado nella successiva e faccio la seconda doppia magliata senza chiudere punto. Vado nella successiva che è la terza doppia magliata, entro e faccio la terza doppia magliata senza chiudere punto. Abbiamo lavorato 3 doppie magliette senza chiudere punti, ci troviamo totale 4 catenelle, 4 maglie. Adesso, sempre 2 volte filo sull'uncinetto, passiamo nella parte successiva del motivo, vedete? Saltiamo le prime 2 maglie, 1, 2, andiamo alla terza, entriamo e anche qui lavoriamo la doppia maglietta senza chiudere punto, ok? Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, vado nella successiva che è la seconda, vedete? Vado a lavorare la doppia maglietta senza chiudere punto. Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, vado qui nell'ultima maglietta, nella terza, entro e faccio la doppia maglietta senza chiudere punto. E totale ci ritroviamo 3 che abbiamo lavorato da una parte, metto questa prima metà, e 3 come vedete nell'altra parte, più una dove ci sono le 5 catenelle, vedete? Adesso chiudiamo tutti i punti lasciando solamente uno dove ci sono le catenelle, così. E adesso chiudiamo con una catenella. Ok? Adesso facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Vado qui dove ci sono le 5 catenelle, entro e faccio una maglia bassa. Ok? E questo è il nostro motivo. Di nuovo 5 catenelle, ricominciamo 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso rifacciamo di nuovo quello che abbiamo fatto prima. 2 volte filo sull'uncinetto, vado nella prima doppia maglietta, entro, faccio una doppia maglietta senza chiudere punto. Vado nella successiva, entro, faccio la seconda doppia maglietta senza chiudere punto. Ok? 2 volte filo sull'uncinetto, vado nella terza doppia maglietta, entro, faccio la doppia maglietta senza chiudere punto. Abbiamo lavorato 3 doppie magliette senza chiudere punto. Adesso passiamo nel motivo successivo, sempre 2 volte filo sull'uncinetto. Passiamo da questa parte qui, saltiamo le prime 2 maglie, 1, 2, andiamo alla terza, ok? Entriamo e facciamo la doppia maglietta senza chiudere punto, 1. Di nuovo andiamo nella successiva, andiamo a fare la doppia maglietta senza chiudere il punto, andiamo nell'ultima maglietta, un doppio maglietto, entriamo e facciamo la doppia maglietta senza chiudere il punto. Adesso vado a chiudere tutti e 6 punti, 3 e 3, 6, vedete? Lasciamo sempre l'ultimo così, prendo il filo e vado a chiudere tutti e 2 punti e abbiamo chiuso, vedete? Il nostro lavoro, vedete che abbiamo preso 3 di qua, 3 di qua, si forma questo angolino qui, così, vedete che bello? Adesso di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado qui dove c'è il foro, faccio una maglia bassa. Ok? Adesso ricominciamo di nuovo il nostro motivo. Facciamo di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso vi faccio vedere di nuovo il motivo, ok? Così non potete sbagliare. Lavoriamo sempre le doppie magliette, per cui sapete che dobbiamo mettere 2 volte filo sull'uncinetto. Andiamo nella prima doppia maglietta, entriamo e facciamo la doppia maglietta senza chiudere il punto. Vado nella successiva doppia maglietta, anche qui una doppia maglietta senza chiudere il punto. Vado nella terza doppia maglietta e facciamo la terza doppia maglietta senza chiudere il punto. Andiamo nel motivo successivo, saltiamo le 2 maglie, andiamo alla terza e facciamo una doppia maglietta senza chiudere punto 1, nella successiva doppia maglietta senza chiudere punto, nell'ultima doppia maglietta entriamo e facciamo una doppia maglietta senza chiudere punto. Ok? Adesso andiamo a chiudere tutti e 6 i punti, 3 e 3, 6. Ok? Adesso chiudiamo i 2 punti, così. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo qui nel foro, vedete qui dentro, e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Ricominciate di nuovo. I primi 3 doppie magliette senza chiudere il punto, poi passate nel motivo successivo, saltate le 2 maglie, poi andate
alla terza doppia maglietta senza chiudere il punto, seconda doppia maglietta senza chiudere il punto, terza doppia maglietta senza chiudere il punto, poi chiudete 6 punti e poi chiudete i 2 punti, 5 catenelle a maglia bassa, 5 catenelle e ricominciate di nuovo il motivo. Questo è il nostro secondo giro. Okay, sono alla fine del giro, ho lavorato già le 3 doppie magliette senza chiudere il punto. Vado qui alla fine del giro, vedete che abbiamo camminato all'inizio con maglie bassissime. Anche qui andiamo a lavorare, saltiamo le 2 maglie, 1, 2, andiamo alla terza, e anche se fate fatica non dovete lavorare, ok? Si fa una doppia maglietta senza chiudere il punto, nella successiva vedete qui, scusate. Fate un po' fatica, ma è normale, ok? Perché camminiamo con maglie bassissime. Abbiamo fatto la seconda doppia maglietta senza chiudere il punto. Nell'ultima qui, vedete, entriamo e facciamo la doppia maglietta senza chiudere il punto. Ok? Chiudiamo tutti e 6 i punti. E adesso chiudiamo gli ultimi 2 punti. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. E andiamo dove abbiamo fatto, vedete, l'inizio della maglia bassa, entriamo e facciamo la maglia bassissima. E questo è il nostro secondo giro. Praticamente dobbiamo ripetere, come avete visto, questi 2 motivi. Vedete com'è bello? Questo è il nostro motivo che andiamo a lavorare. Adesso vi rifaccio vedere l'inizio del primo giro perché ormai avete visto come lavorare. Vi faccio vedere di nuovo il primo giro perché così non vi confondete come iniziare, ok? Ok, adesso arriviamo qui dove ci sono la chiusura, vedete le 5 catenelle, poi abbiamo la chiusura delle 3 magliette, doppia magliette, 3 doppie magliette, vedete che abbiamo la chiusura qui, ok? Camminiamo qua nelle catenelle con la maglia bassissima, così camminiamo fino ad arrivare lì al centro, maglia bassissima, così, ok? Qui ancora maglia bassissima. Adesso entriamo qui dentro, entriamo e facciamo una maglia bassa. Questo è il nostro inizio lavoro. Ok? Abbiamo camminato da qui a qui con maglie bassissime e qui al centro, vedete? Abbiamo fatto una maglia bassa e mettete un segno appunto perché così vi ricordate che questo è l'inizio del nostro lavoro. Ok? Adesso, anzi lo metto anch'io così lo vedete. Ok, metto qui dove abbiamo fatto la maglia bassa, entriamo col segno punti. Allora vi ricordo che abbiamo camminato con maglie bassissime fino ad arrivare qui al centro dove ci sono le maglie chiuse insieme, vedete? E siamo entrati e abbiamo fatto la maglia bassa. Adesso iniziamo qui, facciamo 2 volte filo sull'uncinetto, andiamo qui, saltiamo le 5 catenelle, andiamo qui dove c'è la maglia bassa, entriamo e lavoriamo di nuovo 5 doppie magliette, 3, 5 catenelle, 5 doppie magliette, sempre nello stesso punto. Per cui entro qui dove c'è la maglia bassa e faccio 5 doppie magliette, 1, rientro 2, sempre nello stesso punto, rientro 3, rientro 4, rientro 5, sempre dove c'è la maglia bassa, ho lavorato 5 doppie magliette. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, sempre nello stesso punto, rientro e lavoro di nuovo 5 doppie magliette. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, sempre nello stesso punto dove c'è la maglia bassa. Abbiamo lavorato, adesso ve lo faccio vedere, 5 doppie magliette, 5 catenelle, 5 doppie magliette, vedete? Adesso saltiamo qui le catenelle, andiamo qui dove c'è, vedete, la chiusura delle 3 6 magliette, doppie magliette, entriamo qui dentro. Così entriamo e facciamo una maglia bassa. Ok? E abbiamo chiuso il motivo. Di nuovo adesso, dove c'è qui la maglia bassa, saltate le 5
catenelle, qui c'è la maglia bassa e di nuovo all'interno della maglia bassa 5 doppie magliette, 5 catenelle, 5 doppie magliette nello stesso punto. Poi andate a chiudere il motivo qui dove c'è la maglia bassa chiusa, vedete? Qui una maglia bassa, di nuovo poi dove c'è la maglia bassa 5 doppie magliette, 5 catenelle, 5 doppie magliette e di nuovo andate a chiudere qui dove c'è la maglia, vedete le chiusure delle maglie, fate una maglia bassa e così via tutto il primo giro, ok? Vado a finire il primo giro così poi vi faccio rivedere il secondo giro, ok? Ho finito il giro, vedete qui dove abbiamo iniziato il secondo giro, ricordate che abbiamo fatto una maglia bassissima il primo giro, abbiamo camminato, anche qui abbiamo lavorato le mie 5 doppie magliette, 5 catenelle, 5 doppie magliette, vedete? Così coincide il nostro lavoro. Adesso dove c'è il segnapunti, togliamo il segnapunti, entriamo e facciamo una maglia bassissima, vedete? Abbiamo finito di nuovo il primo giro e come vedete, un attimo, vi faccio vedere bene. Abbiamo praticamente fatto lo stesso punto come abbiamo fatto l'inizio, il primo giro e il secondo, il primo giro di nuovo qui, vedete? È così. Adesso andiamo a fare il secondo giro, che è la parte dove riuniamo, vedete, le due parti del lavoro. Vi faccio vedere di nuovo l'inizio del secondo giro perché così non vi confondete, ok? Poi non serve che vi faccio rivedere di nuovo tutto il secondo giro che non conviene perché ve l'ho già fatto vedere. Adesso andiamo ad arrivare fino a qui dove c'è il nostro primo foro, ok? Camminiamo sempre con maglie bassissime, così. Camminiamo con maglie bassissime fino ad arrivare nel foro. Ok, contiamo 1, 2, 3, per cui fino alla terza catenella facciamo sempre maglia bassissima 1, 2, 3. Qua siamo alla terza catenella, vedete? Adesso qui facciamo una catenella, rientro nel foro, faccio una maglia bassa e qui mettete il segnapunti così vi ricordate che questo è l'inizio del secondo giro, ok? E poi di nuovo ricominciate 5 catenelle 1 2 3 4 5 e andate a chiudere le prime 3 a lavorare le prime 3 doppie magliette senza chiudere il punto, ok? Perché vado nella prima, faccio la doppia maglietta senza chiudere il punto, vado nella successiva doppia maglietta senza chiudere il punto. Terza doppia maglietta senza chiudere punto, ok? Adesso saltiamo le due maglie, saltiamo le due maglie da questa parte qui, andiamo alla terza qui, ok? Entriamo e facciamo anche qui 3 doppie magliette senza chiudere punto, 1 nella successiva 2 nella successiva 3. Ci troviamo con 7 punti sul uncinetto. Chiudiamo tutti e 6 i punti, ok? 6 punti così. Adesso andiamo a chiudere tutti e 2 i punti. Top! E questo è il nostro motivo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nel foro, facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Di nuovo fate 3 doppie magliette senza chiudere il punto, poi passate di qua, poi saltate le due maglie, fate 3 maglie, doppie magliette senza chiudere il punto, chiudete 6 punti e poi chiudete i 2 punti, poi di nuovo 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle e così via per tutto il secondo giro, ok? Andiamo a finire il secondo giro e poi vi dirò quanti giri ho fatto io, quanti motivi ho fatto io, così avete l'idea di quanto dovete lavorare. Ok, sono alla fine del secondo giro, ho fatto le 3 doppie magliette senza chiudere il punto, adesso sono qui, vedete dove abbiamo camminato con maglie bassissime per iniziare il lavoro? Saltiamo sempre le due maglie, andiamo alla terza qui, entriamo e facciamo la doppia maglietta senza chiudere il punto. Vado nella successiva, vedete, nella seconda, entriamo e facciamo anche qui la doppia maglietta senza chiudere il punto. Vado nell'ultima qui, entro. E faccio una doppia maglietta senza chiudere il punto, vedete che le lavoro ugualmente. Chiudiamo tutti e 6 i punti, ok? E chiudiamo adesso tutti e 2 i punti.
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo qui dove c'è il segnapunti, che è l'inizio del nostro lavoro. Entriamo e facciamo una maglia bassissima. E abbiamo finito anche qui il nostro secondo giro. Vedete? Abbiamo fatto due motivi. Vedete com'è bello? Adesso andiamo avanti così. E adesso vado a lavorare nella maglia che sapete con i punti che metterò. E vado avanti e vi dirò quanti giri ho fatto, quanti motivi ho fatto io, ok? Ricordate di ricominciare il primo giro, camminate con maglia bassissima, qui fate una maglia bassa e poi qui lavorate dove c'è la maglia bassa, 5 doppie magliette, 5 catene, 5 doppie magliette e così via. Ormai il motivo ve l'ho fatto vedere due volte, così non potete sbagliare, ok? Adesso vi dirò quanti giri io ho fatto nella maglia. Ok, ecco qui la nostra maglia. Io in totale ho lavorato 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13 motivi ho fatto. Anzi, no, scusate, ne ho fatti 12 motivi, mi stavo sbagliando, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 motivi, ok? Per cui ho lavorato 12 motivi. Adesso vi faccio vedere sempre tramite il campione, perché qua non vado a continuare a far vedere come lavorare. Andiamo a finalizzare il nostro lavoro, perché dobbiamo iniziare a fare la parte delle spalle. Scusate, ho detto spalle, ma dobbiamo fare le maniche, lo spazio per fare la parte delle maniche, ok? Adesso vi dirò come iniziamo il secondo nostro motivo che andremo a fare, diverso da quello di prima, ok? Per cui, siccome noi abbiamo lavorato con un multiplo di 10, questo che andremo a fare è un multiplo di 5, per cui coincide sempre il lavoro. Se per esempio qui abbiamo fatto 20 motivi, quello che andremo a fare ci ritroviamo con 40 motivi, per cui non cambia nulla, lo stesso lavoro di prima. Ok, adesso voi dopo aver fatto 12 motivi andrete a fare questo che farò io. Ok, adesso andiamo a fare tutto il motivo così. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso lavoriamo con le magliette normali, ok? Dopo fatto i 3 catenelle, rientro, ok? Faccio 4 magliette, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Totale con le 3 catenelle ci ritroviamo 5 magliette, ok? Vado qui dove abbiamo fatto la chiusura, vedete le magliette chiuse insieme, entro, vado a fare una maglia bassa, ok? Così. Adesso, sempre dove ho fatto la maglia bassa, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, e vado a lavorare adesso 4 magliette, sempre nello stesso punto, per cui 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Ho lavorato 4 magliette con le 5 catenelle, totale sono 5 magliette. Vado dove c'è la maglia bassa, qui entro, faccio una maglia bassa, così, vedete? Di nuovo dove ho fatto la maglia bassa faccio le 3 catenelle, 1, 2, 3, e adesso sempre nello stesso punto rientro dove c'è la maglia bassa, faccio altre 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Vedete? Così. Adesso vado qui dove c'è la chiusura della maglia bassa, entro qui, entro e faccio una maglia bassa. Vedete? Il nostro motivo è così. Di nuovo, sempre dove c'è la maglia bassa, faccio le 3 catenelle, rientro e vado a fare 4 magliette, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Totale abbiamo 5 magliette,
con le 3 catenelle, ok? Vado dove c'è la maglia bassa, entro e faccio una maglia bassa. Di nuovo, 3 catenelle, 1, 2, 3, sempre nello stesso punto. Vado dove c'è la maglia bassa, rientro, lavoro 4 magliette, 1, rientro 2, scusate, ok, rientro 2, un attimo che, ok, che se no non vedete bene, 2, rientro 3, rientro 4. Totale abbiamo lavorato 5 magliette con le 3 catenelle. Vado qui dove c'è, vedete la chiusura, le 6 in doppia magliette, entro qui dentro così e faccio una maglia bassa. Ok? Ricomincio di nuovo il nostro motivo con le 3 catenelle 1, 2, 3, rientro, faccio 4 magliette, 1, rientro 2, rientro 3. Rientro 4. Dove c'è la maglia bassa, qui faccio la maglia bassa. E di nuovo, dove avete fatto la maglia bassa, fate 3 catenelle, poi rientrate, fate 4 magliette, poi andate qui e fate una maglia bassa, e sempre qui fate 3 catenelle, rientro 4 maglie basse, 4 magliette. Andate qui, fate una maglia bassa e così via, vedete? Dovete lavorare tutto il giro così. Totale, chi ha fatto con le 200 catenelle con la mia taglia, devono venire fuori 40 motivi. 1, 2, 3, 4, 5 e così via, ok? Finiamo tutto il giro così. Ok, ho finito tutto il giro. Totale, se vi dovete trovare, come vi ho detto, 40 motivi. Per esempio, io qua ho fatto 6 motivi, ok? Per cui me ne ritrovo 12, se andate a contare 2, 4, 6, 8, 10, 12, invece voi ve ne dovete trovare 40. Per esempio, se avete fatto una taglia di meno, che avete fatto con, che ne so, 18 motivi, me ne trovate 36 di questi motivi qua. Se nel primo motivo che abbiamo fatto ne avete fatto 16, in questo secondo motivo me ne trovate 32 e così via, ok? E solo per darvi un'idea. Adesso andiamo a chiudere il nostro giro qui, se, vedete? Alla basso qua dentro all'ultima catenella entrate e fate una maglia bassissima così. Adesso andiamo a fare, camminiamo qui dove ci sono le 3 catenelle, entriamo, camminiamo con maglia bassissima, 1 2 e qui al centro 3, ok? E sempre qui dove abbiamo fatto, abbiamo camminato con maglia bassissima, facciamo una catenella, rientro e faccio una maglia bassa e qui metto segni appunti per ricordarmi che ho iniziato qui il nostro motivo, ok? Questa è una base, anche se andremo a lavorare dopo così, però vi voglio far vedere quello che stiamo facendo. Dovete fare la stessa cosa sulla vostra maglia, ok? Adesso facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado qui dove ci sono le 3 catenelle, entro così, ok? Entro così, faccio una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nel motivo successivo dove ci sono le 3 catenelle, entro così, al centro, entro e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4. Vado nel motivo successivo, entro qui, al centro ci sono le catenelle, entro e faccio una maglia bassa. Vedete? Così. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Saltiamo nel motivo successivo, dove ci sono le 3 catenelle, entriamo così, entriamo e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4. Vado nel motivo successivo, dove ci sono le 3 catenelle, entro al centro così, faccio una maglia bassa e faremo così tutto il giro, ok? Finisco il giro, vedete, ho fatto le 4 catenelle maglia bassa, 4 catenelle maglia bassa, 4 catenelle e qui dove abbiamo iniziato, dove c'è la maglia bassa, togliamo i segni appunti, entriamo, facciamo una maglia bassissima. Così. Ok? Adesso nel giro successivo andremo a fare tutte maglie alte. Praticamente qui adesso iniziamo e facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo qui nel foro, andiamo a lavorare 4 maglie alte. 1
2, 3 e 4. E dove c'è la maglia bassa, entro il lavoro la maglia alta. Nel foro successivo 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. E dove c'è la maglia bassa, entriamo e lavoriamo la maglia alta. Così. Andate. Di nuovo nel foro 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Dove c'è la maglia bassa, entriamo e lavoriamo la maglia alta. Ok? Totale, vi dovete ritrovare come l'inizio che abbiamo messo, per esempio, nella mia maglia 200 punti. Vi ritrovate con di nuovo 200 maglie alte. Ok? E come praticamente all'inizio che abbiamo messo 200 catenelle, adesso vi ritrovate 200 maglie alte. Se ne avete messo 180, ne trovate 180 e così via. Ok? Adesso ho finito tutto il giro così, poi ci ritroviamo qui. Finisco il mio giro, ho lavorato tutte le magliette nel foro 4 magliette, dove c'è la maglia bassa ho lavorato la maglia alta. Adesso vado qui alla terza catena iniziale, faccio una maglia bassissima. Infatti io ho iniziato con questo campione con 60 catenelle, ho finito con 60 magliette, vedete? Uguale, identico al lavoro che abbiamo iniziato. Adesso andiamo a dividere il lavoro. Adesso, se ci ritroviamo 200 magliette, facciamo 100 magliette, facciamo il segnapunti e 100 magliette di qua. Praticamente dividiamo i due lati e vi faccio vedere. Ok, adesso cosa fate? Contate, per esempio, questo dove c'è il filo è già un punto, per cui è già il primo. Andate a contare 100 punti, io ne conterò di meno perché è un campione, per cui è 30. Voi andate a contare 100, per cui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 è qui, per cui dopo il 30 mettiamo il segnapunti, ok? Perché questa è la metà del nostro lavoro. Invece voi dopo il 100 mettete il segnapunti, 101 mettete il segnapunti perché è la metà del nostro lavoro. Adesso lavoriamo in due parti, prima il dietro e poi il davanti, ok? E vi faccio vedere ora come continuare il motivo che abbiamo fatto all'inizio. Vi ricordate le 3 catenelle e le 4 magliette insieme? Per cui andremo a lavorare questo motivo qua. Vi faccio vedere adesso da questo momento come dovete lavorare. Ricordatevi che noi stiamo lavorando adesso le due parti, prima il dietro e poi il davanti. Adesso qui togliamo il segnapunti, ok? Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dopo ho fatto le 3 catenelle, sempre nello stesso punto, vado a lavorare di nuovo 4 magliette. Sempre nello stesso punto, 1, 2, 3 e 4. Totale abbiamo 5 magliette con le 3 catenelle. Adesso saltiamo 1, 2, 3, 4. Alla quinta facciamo una maglia bassa. Così, ok? Sempre dove abbiamo fatto la maglia bassa, facciamo 3 catenelle. Nello stesso punto dove abbiamo fatto 3 catenelle, entriamo, facciamo di nuovo 4 magliette, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Totale abbiamo 5 magliette con le 3 catenelle iniziali, ok? Saltiamo 1, 2, 3, 4. Alla quinta facciamo una maglia bassa. Ok? Di nuovo, sempre nel dove c'è la maglia bassa, facciamo 3 catenelle, rientriamo e facciamo di nuovo 4 magliette, 1, sempre nello stesso punto, 2, 3, dove abbiamo lavorato la maglia bassa, siamo sempre lì, e 4. Ok? Saltiamo 1, 2, 3, 4, la quinta, facciamo una maglia bassa. E dove abbiamo fatto la maglia bassa ricominciamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso punto lavoriamo 4 magliette, 1, 2, 3 e 4.
Saltiamo 1, 2, 3, 4, la quinta, una maglia bassa. Lavorate così per tutto fino a dove il segnapunti, ok? Totale di queste motive ve ne dovete trovare 20, ok? Perché la prima metà sono 20, la seconda metà, che è l'altra parte del lavoro, sono 40, ok? Per cui 1, 2, 3, 4, andiamo avanti così fino ad arrivare dove c'è il segnapunti. Sono arrivato dove c'è la fine, dove c'è il segnapunti, vedete? E andiamo qui, saltiamo 1, 2, 3 al 4, stavolta andiamo al 4, non alla quinta dove c'è il segnapunti, al 4 maglia, entriamo e facciamo una maglia bassa e qui finiamo il nostro lavoro. Totale voi vi dovete ritrovare con 20 motivi. Io me ne ritrovo 2, 4, 6 perché la prima metà, se vi ricordate, il motivo era di 6 gru. Erano di 6, qua sono diventate 6, l'altra metà diventano 6, totale 12. Invece voi vi trovate 20 nella prima metà e nella seconda metà gli altri 20. Però noi lavoriamo adesso con 20 motivi, ok? Perché stiamo lavorando solo la parte dietro del nostro lavoro. E questo è il nostro primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro. 3, 4, 5 e 6. Giriamo il lavoro, ok? Dove abbiamo fatto, vedete, le 3 catenelle qui al centro, saltate le 4 maglie, 1, 2, 3, 4, qui al centro dove ci sono le 3 catenelle, entrate, fate una maglia bassa. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, andate qui dove ci sono le 3 catenelle al centro, entrate e fate una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, andate qui al centro, vedete, al centro, entrate e fate una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, di nuovo andate qui al centro e fate una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e così via. Lavorate per tutto il giro fino ad arrivare dove c'è l'ultimo motivo, ok? Io vado qui, vado a fare la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, sono arrivata alla fine del mio motivo, vedete qui, entro e faccio la maglia bassa. E questo è il nostro secondo giro. Dobbiamo lavorare questi due giri. Vedete? Così. Adesso vi faccio rivedere come lavorare il primo giro. 3 catenelle, 1, 2, 3 e girate il lavoro, ok? Dove avete fatto le 3 catenelle che c'è la maglia bassa, come vedete, entrate, lavorate 3-4 magliate, 1, rientro 2. 2, rientro 3, rientro 4. In totale ci ritroviamo con le 3 catenelle, 5 maglie alte. Ok? Andate qui dove c'è la maglia bassa, entrate e fate la maglia bassa. E di nuovo ricominciate 3 catenelle, 1, 2, 3, dove c'è la maglia bassa, rientrate e fate altre 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Totale con le 5 catenelle, 5 magliette. Dove c'è la maglia bassa, entrate e fate la maglia bassa. E così via, vi dovete lavorare così. Il primo e il secondo giro. Adesso ho finito tutto il primo giro fino ad arrivare qui, poi vi dirò come arrivare qui, ok? Così vi spiego. Ok, sono alla fine del giro, ho lavorato le mie 3 catenelle e poi le 4 magliette. Adesso qui vedete dove ci sono le 6 catenelle, come abbiamo iniziato, ok? Saltiamo 1, 2 e 3, anzi andiamo alla terza catenella, 1, 2 e alla terza catenella, così entriamo e facciamo una maglia bassa. Vedete? E abbiamo finito di nuovo il primo giro. Ricominciate di nuovo il secondo giro. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andate qui dove ci sono, vedete, le 3 catenelle, entrate e fate la maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, di nuovo ci sono le 3 catenelle, andate al centro e fate la maglia bassa. Vedete? Di nuovo ricominciate, state facendo il secondo giro. 1, 2, 3, 4, qui dove c'è il foro, entrate e fate la maglia bassa. 3 catenelle, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, andate qui dopo ci sono le 3 catenelle, entrate così, fate la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, entrate nel foro dove ci sono 3 catenelle, fate una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, entrate qui dove ci sono le 3 catenelle, nell'ultimo vedete,
nell'ultimo entrate e fate una maglia bassa e avete finito il giro così. Vedete come continua il lavoro? Adesso di nuovo ricominciate il primo giro le 3 catenelle dove avete fatto rientrate, fate di nuovo 4 maglie basse, per cui dove c'è la maglia bassa fate una maglia bassa e ricominciate il vostro motivo, ok? Adesso io vado a lavorare, vi dirò quanti motivi ho fatto io così. Ok, io totale ho fatto di motivi 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivi. Ok, adesso finiamo sempre con il secondo giro e poi andiamo a fare un giro di maglie alte. E poi ricominciate come quando fate le 4 catenelle maglia bassa, lavorate sempre come vi ho fatto vedere qui all'inizio del lavoro, le 4 maglie alte nel foro, una maglia bassa nella maglia, una maglia alta nella maglia bassa. La stessa cosa dovete fare così, vedete? Finite allora i 6 motivi. Poi finito il secondo giro, ricominciate il primo giro lavorando 3 catenelle, poi nel foro 4 magliette, 4 magliette, dove c'è la maglia bassa una maglia alta, nel foro 4 magliette, dove c'è la maglia alta, maglia bassa, fate la maglia alta, lavorate tutte le magliette così. E poi ricominciate di nuovo, fate altri 3 giri, 3 motivi, 1, 2, 3 e finite con il secondo giro, vedete? Così. Questa è tutta la parte dietro del nostro lavoro. Adesso la parte davanti del nostro lavoro andrete a fare la stessa cosa che vi ho fatto vedere io qui, ok? Dove ci sono le magliette, ricominciate il motivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi fate un giro di magliette e poi di nuovo finito con un giro di magliette, anzi è finito con il giro di magliette, ok? La parte davanti e poi vi dirò come continuare. Okay, abbiamo fatto la parte dietro, vi ricordate, dopo le magliette 6 motivi, poi abbiamo fatto di nuovo le magliette, poi 3 motivi, ok? Invece la parte davanti abbiamo fatto praticamente, ok? Le magliette come sempre, poi 6 motivi e le magliette. Adesso andiamo a lavorare qui, adesso vi faccio vedere come praticamente dobbiamo fare la parte delle spalle, ok? Adesso io ho messo il segnapunti qua dove andremo a lavorare noi. Praticamente dobbiamo solo lavorare. Adesso vi faccio vedere 1, 2, 3, 4 motivi. Qui dove c'è la magliette, praticamente vi dico quante maglie: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alla ventesima magliata mettete il segnapunti. La stessa cosa di qua. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mettete la maglia nel segnapunti, ok? Per cui facciamo solamente 4 motivi di qua e 4 motivi di qua. Vi faccio vedere come lavorare. Ok, adesso andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Giriamo il lavoro, ok? E dove abbiamo fatto le 3 catenelle, rientriamo e lavoriamo di nuovo 4 magliette, 1. 2, 3 e 4. Saltiamo di nuovo 1, 2, 3, 4. Ok, qui entriamo e facciamo la maglia bassa. 1 e 2, 3 e di nuovo rientriamo e facciamo 4 magliette. 1, 2, 3. E 4. Adesso saltiamo 1, 2, 3, 4 alla quinta maglia bassa. Solamente all'inizio saltiamo 3 maglie, ok? Alla quarta fate una magliata perché essendo che stiamo iniziando di nuovo è meglio fare così. Adesso di nuovo 3 catenelle 1, 2, 3. Rientriamo, facciamo 1, rientriamo 2, rientriamo 3, rientriamo 4. Totale 5 maglie, vedete? Saltiamo 1, 2, 3, 4, la quinta è una maglia bassa. E abbiamo già 3 motivi, 1, 2 e 3, ok? L'ultimo motivo di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientriamo e facciamo di nuovo le 4 magliette. 1, rientro, scusate, 2. Non vado a nascondere anche il filato, rientro 3 e rientro 4.
abbiamo lavorato l'ultimo motivo, vedete? 1, 2, 3, 4, adesso saltiamo 1, 2, 3, 4, alla quinta dove c'è il segnapunto, come vedete, entriamo e facciamo una maglia bassa. E qui abbiamo praticamente lavorato i nostri quattro motivi. 1. Adesso di questi quattro motivi totali non dobbiamo lavorare dalla prima 1, 2, 3 motivi. Uno l'abbiamo già fatto, ne dobbiamo fare altri due. Per cui adesso andiamo a fare il secondo giro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 catenelle, giriamo il lavoro e come sempre dove ci sono le 3 catenelle entriamo, facciamo la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, dove ci sono le 3 catenelle, entriamo nel foro e facciamo una maglia bassa. Vedete? Così. Di nuovo, 3 catenelle, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, andiamo nel foro qui dove ci sono le 3 catenelle e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, andiamo nell'ultimo motivo, dove sempre ci sono le 3 catenelle, entriamo e facciamo la maglia bassa. E abbiamo già fatto un motivo, ok? Del primo e secondo giro, così. Adesso rifate di nuovo il primo e secondo giro, e rifate di nuovo il primo e secondo giro. Totale di motivi ne dobbiamo averne 3, 1, poi 2 e poi 3, ok? Finiamo questo così. Ricominciate le 3 catenelle, 1, 2, 3, girate il lavoro. Ok, e di nuovo lavorate i motivi che vi ho fatto vedere io. 4 magliette, totale 5, una maglia bassa, fate una maglia bassa e poi ricominciate. 5 magliette, come sapete, maglia bassa, così via, fino ad arrivare qui. Alla terza catenella 1, 2, 3, fate una maglia bassa, ok? E poi fate il secondo giro, così via. Ok, ho finito, vedete, i miei 3 motivi. 1, 2, 3, come la stessa cosa, 1, 2 e 3. Vedete? Abbiamo fatto i quattro motivi. 1, 2, 3 e 4. E qui mettiamo insieme i nostri due segnapunti. 1. E qui 2. Ok? Adesso andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui, da questa parte qui. Iniziate da qui, di nuovo con le 3 catenelle, poi 4 magliette e maglia bassa, così via. E fate la stessa cosa, procedura che avete fatto qui. Ok? La stessa cosa, non cambia nulla. E poi vi dirò come continuare. Okay, dopo aver fatto anche questa parte qui, 1, 2, 3, adesso andiamo a riunire il lavoro. Ok? 1, 2, 3, 4 dove abbiamo messo i segnapunti. Vi faccio vedere come unire. Ok, io già ho il filo, vedete, nel lago. Adesso da questa parte contiamo 1, 2 alla terza catenella, così entriamo e vado a riunire il lavoro. Vedete? Adesso andiamo a lavorare catenella su catenella, così. Vedete, li fa coincidere il lavoro, ok? Così. Io vado a fare due volte il filo qui, perché così non si fa. Così. Adesso passiamo da una catenella all'altra. Vedete? Così. Da una parte all'altra fino a dove c'è il segnapunti. Vedete? Non stringete troppo perché sennò poi vi si stringe il lavoro, ok? Vedete come faccio io? Da una catenella all'altra fino ad arrivare dove c'è il segnapunti. Così. Ok? Lavorate così fino ad arrivare qui dove c'è il segnapunti e poi vi faccio vedere, ok? Ok, sono arrivato, vedete, alla fine dove c'è il segnapunti, ho fatto fino alla terza catenella e adesso vado a nascondere il filato, vedete come è venuto bene? Ok, vado a nascondere il filato e poi vado a lavorare la stessa cosa che ho fatto qui e vado a riunire anche l'altra parte della spalla, ok? Ok, abbiamo finito la parte sopra della maglia, vedete come è venuto bene cucito, ok?
Adesso abbiamo qui la parte delle maniche, 1 e 1, 2. Adesso andiamo a realizzare la manica. Ok, adesso iniziamo a fare la manica. Iniziamo sempre la parte sotto del nostro lavoro, ok? Entriamo qui, a centro, ok? Qui dentro, centro. Prendiamo la nostra catenella. Entriamo. Così, e facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientriamo, andiamo a lavorare di nuovo le 4 magliette, 1, 2, scusate, 2, 3 e 4. Andiamo qui, dopo il gruppo, vedete, entriamo qui dentro e facciamo una maglia bassa. Così, uno. Qua mettiamo il nostro segnapunti per ricordarci che è il nostro inizio lavoro. Ok? Così. Perfetto. Adesso continuiamo di nuovo con il nostro motivo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientriamo e lavoriamo 4 magliette. 1, rientro 2, rientro 3. Rientro 4. Scusate, ma avviene un po'. Ok. Rientro, abbiamo letto 4. Ok. Adesso andiamo qui, facciamo una maglia bassa. Così. Vedete? Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientriamo e facciamo 1. Rientro 2. Rientro 3. Rientro 4, vado qui, la successiva entro, vedete, faccio una maglia bassa, così, e andiamo avanti così, vedete, 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo e facciamo 4 magliette, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, vado la successiva qui nel foro e faccio una maglia bassa, vedete? Così, già abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 motivi, andiamo avanti così. Solo qui vedete dove c'è l'unione della spalla, ho fatto le 4 magliette più 1, 5, vado qui, al centro qui e faccio una maglia bassa, così, ok? Passo da quest'altra parte così, entro e faccio un'altra maglia bassa, così abbiamo passato il nostro motivo, vedete? La barra dove abbiamo cucito. Adesso da qui di nuovo 3 catenelle e rientro e facciamo le 4 magliette. 1, rientro 2, rientro 3 e rientro 4. Vedete? Qui adesso di nuovo maglia bassa e adesso continuiamo di nuovo. Allora, nella prima parte, da iniziato dal fondo fino ad arrivare qui dove c'è la parte della spalla, abbiamo fatto 2, 4, 6, 8, 9 motivi. Adesso la stessa cosa da questa parte qui che abbiamo iniziato, devono venire 9 motivi fino alla fine qui dove c'è il foro, ok? Adesso vado avanti. Ok, abbiamo iniziato, lavorato, allora adesso ve lo rifaccio vedere. Abbiamo iniziato qui in fondo dove c'è segnapunti, vedete all'inizio, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fino alla parte dove c'è l'unione della spalla, vedete? E poi nell'altra parte dell'unione abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 qui dove c'è l'inizio del lavoro, la fine del lavoro. Vado qui, prima del segnapunti, entro al centro e faccio una maglia bassissima, anzi bassa, scusate, ok? Così. Adesso entro qui dentro dove c'è il segnapunti, tolgo e poi iniziamo il secondo giro, ok? Secondo giro entriamo qua dentro con la maglia bassissima qui in fondo, ok? Adesso facciamo una catenella, rientro, faccio una maglia bassa e questo è il nostro inizio del secondo giro, ok?
prendiamo il segnapunti e mettiamo il nostro segnapunti qui. Ok, adesso facciamo sempre il secondo giro, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo qui dove c'è il polo, vedete le 3 catenelle, entriamo, facciamo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, qui dove ci sono le 3 catenelle del foro facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, nel foro una maglia bassa, vedete? 1, 2, 3, 4, qui dove c'è il foro delle 3 catenelle, vedete? Entriamo, facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, nel foro dove ci sono le 3 catenelle, una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, dove c'è nel foro una maglia bassa. Andiamo avanti. 1, 2, 3, 4, qui nel foro ci sono 3 catenelle, una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, qui dove c'è il foro, vedete le 3 catenelle, una maglia bassa. Di nuovo. 1, 2, 3, 4, vedete, stiamo passando dall'altra parte, vedete? Riuniamo qui nelle catenelle, non c'è il foro, entriamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, di nuovo ci sono 3 catenelle, maglia bassa. Andiamo a finire tutto il giro così, secondo giro. Finiamo il giro con le 4 catenelle, qui dove c'è il segnapunti che abbiamo iniziato, dove c'è la maglia bassa, entriamo e facciamo una maglia bassissima. Abbiamo fatto il secondo giro, vedete? Adesso iniziate di nuovo il primo giro da questo punto qua, per cui 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo rientrate e fate le 4 magliette, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4 e dove c'è qui la maglia bassa entrate, fate una maglia bassa e così come sempre, vedete? Di nuovo ricominciate 4 magliette, 5 magliette, 3 catenelle, 4 magliette, sempre nello stesso punto, ormai il motivo lo sapete. Andiamo a fare tutto il primo giro qui, così vi faccio vedere come chiudere la prima parte nel primo giro, almeno non vi confondete, ok? Ok, sono arrivato alla fine del primo giro, vedete, di nuovo ve l'ho fatto rivedere. Entro qui dentro nella prima maglia, ok? Scusate. Qui dentro e faccio una maglia bassa, ok? Adesso per cominciare il secondo giro cammino con maglie bassissime, una, aspettate che due, così. Adesso da qui con maglie bassissime entriamo, facciamo una catenella, rientriamo e facciamo una maglia bassa e qui iniziamo il secondo giro e qua mettete il segnabondi, poi fate 4 catenelle nel 2 3 catenelle qui al foro, una maglia bassa, così via tutto il secondo giro. Adesso ve l'ho fatto vedere meno così sapete bene come lavorare, ok? Adesso io vado a lavorare e poi vi dirò quanti gruppi ho fatto, ok? A dopo. Avevo fatto la manica, praticamente ho fatto, ora vi dico, quanti motivi. Ho iniziato da qui, per cui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivi. Poi ho fatto un giro di maglie alte e ho finito con un motivo senza fare il secondo giro, lasciando solo l'abbellamento del primo giro, vedete? Per cui ho fatto 7 motivi, poi un giro di maglie alte, ok? E un giro, solamente un primo giro del nostro motivo. Non ho fatto il secondo giro, ho voluto lasciarlo così perché è bella con bellezza la manica, vedete? Così. Io l'ho fatta così lunga, ma voi potete realizzarla come volete, anche più lunga. Ok? Bene, adesso vado a fare anche l'altra parte della manica e poi ci ritroviamo qui. Ok, ho fatto anche l'altra parte della manica, vedete? 1 e 1, 2. Adesso poi cosa ho fatto? Ognuno può farlo con, se lo vuole fare.
Ho visto che quello era un po' grande, per cui ho voluto fare un motivo la parte sopra qui del collo. Ho fatto il primo giro e il secondo giro. Adesso vado a nascondere i fili e poi ci ritroviamo qui. Ok, ho nascosto i fili, vedete? Ecco qua le maniche, una e una, due. Naturalmente chi vuole le può fare lunghe le maniche o come desidera. Io ho fatto il colletto un po' più alto perché così non è troppo scollato, ok? Questa è la parte decorazione di sopra e questo è un altro motivo di sotto, vedete com'è bella? Ok? Questa è la nostra maglia, vedete? Lo potete anche fare come vestitino, anche per come bambina, non è male come idea, perché come avete visto non è molto traforato. Mettendo sotto una maglina leggerina, o anche farlo come vestito, un vestito sotto, sai, quello che usiamo sempre, e sottogonne, diciamo così, chiamiamolo così, potete ormai si utilizzano in tanti modi. E si può anche utilizzare anche come maxi maglia, mettendo una bella cinturina, e cioè io vi sto dando delle idee come potete anche indossarlo con dei pantaloni stretti, vedete voi. Io ho cercato di realizzare questa bellissima maglia. Bene, io cosa dire di più? Spero che vi sia piaciuta questa nuova idea. Se vi è piaciuta, commentate, anche se non vi è piaciuto, come dico sempre, commentate, perché è bene sapere le vostre opinioni. Volevo ringraziare tutti quanti, sia Facebook, sia WhatsApp, Messenger, tutte le persone che mi scrivono. E niente, se cosa dire di più? Al prossimo tutorial, ciao ciao, baci baci!